Sì, la difesa ci ha permesso di fare le nostre ripartenze in velocità, abbiamo preso il nostro margine di vantaggio, questa è stata la nota positiva, però devo dire che il Fasano non molla mai. Ogni volta che facevamo una distrazione o comunque che allentavamo un pochettino il nostro ritmo, e loro erano lì subito dietro per trovarci le contromisure. Quindi, dobbiamo essere felici, sì, dell'approccio che abbiamo fatto, della partita che abbiamo fatto, della vittoria anche, però non dobbiamo allentare. Non mi è piaciuto questo fatto, nel secondo tempo gli abbiamo concesso troppo. Ora andiamo là e sarà tutta un'altra cosa. Il lavoro appunto di un allenatore che vince così gara 1, con questo margine e con questa gestione della partita in questi 2 giorni e mezzo è soprattutto mentale, perché i giocatori non devono pensare di andare a Fasano e di aver già vinto lo scudetto. Sicuramente lo sappiamo che Fasano è un campo molto complicato, soprattutto per noi perché è un derby, è molto sentito, c'è sempre un po' di tensione in più, e dobbiamo rimanere in partita 60 minuti, non sono concesse distrazioni sicuramente. E loro ovviamente proveranno a mettercela tutta, no? L'ultima possibilità, e quindi mi aspetto una partita molto complicata, molto difficile, non come questa. Un Fasano senza Stabellini e soprattutto senza Fovio in una serie di finale scudetto e in un derby contro Conversano è oggettivamente un'altra squadra rispetto al Fasano che probabilmente ha vinto la regular season. Ma sai, come ho detto ad altri, io non voglio parlare di questo perché quello che veramente ci ha contraddistinto fino ad ora è la squadra. E quindi anche in questo momento è ovvio quello che dici, cioè non è che lo dici tu, si vede, però questa è la forza di questa squadra, è proprio questo. Cerchiamo di, dalle difficoltà cerchiamo di ottenere il meglio. E oggi ovviamente abbiamo pagato l'impatto con l'ambiente, con il calore del tifo conversanese. È ovvio, una squadra così giovane può accadere anche questo, però tutto sommato ho visto una buona reazione e penso che ci faremo trovare pronti per la gara di ritorno. Sicuramente sono stati tanti i gol subiti, soprattutto nel primo tempo, però sono stati tanti anche in contropiede, frutto quindi delle palle perse in attacco. Quindi, se vogliamo, da un certo punto di vista, l'assenza di Fovio la mettiamo non in secondo piano, perché è un'assenza soprattutto, diciamo, di presenza, no? Non solo in termini di parate, però forse non ha funzionato anche qualcos'altro. Assolutamente, infatti non sono convinto che il problema sia stata la difesa o siano stati i portieri. Primo tempo non abbiamo giocato bene in difesa, però soprattutto abbiamo perso un sacco di palle, abbiamo regalato tante palle e quindi il Conversano è arrivato spesso a tu per tu col portiere, abbiamo sbagliato a tu per tu col portiere, abbiamo perso palle a tu per tu col portiere. Penso che più di quello che avevamo fatto nei primi 15 minuti non potevamo fare, abbiamo sbagliato di tutto, quindi prendiamo per buona questa seconda parte di partita come reazione. Alla fine, tutto sommato, stiamo bene fisicamente, quindi recupereremo per la gara di domenica e poi ci giochiamo il tutto per tutto in casa, davanti al nostro pubblico. Come ho detto prima, se a questo punto, dopo la seconda partita, il Conversano avrà meritato di vincere, onore al Conversano, però io penso che ancora ci sia tanto da giocare e conoscendo i miei ragazzi, conoscendo il calore del pubblico vasanese, siamo soltanto all'inizio. Quali tasti emotivi cercherà di toccare Francesco Ancona nelle prossime 48 ore? Guarda, non credo più di tanto perché, ripeto, abbiamo già provato queste sensazioni, questi momenti di difficoltà, basta ricordare la semifinale di Coppa Italia contro il Conversano stesso, abbiamo avuto un'ottima reazione, abbiamo giocato in casa, abbiamo vinto penso meritatamente, quindi domani già penseremo alla gara di domenica, tutti saranno pronti con la testa e contenti di poter giocare davanti al pubblico di casa questa importantissima partita, perché per molti la prima volta giocarsi questa finale scudetto, quindi sono sicuro che sarà un'altra partita.